Siamo con il vescovo emerito di Asti, Monsignor Francesco Raminale. Si avvicina il Natale. L'allestimento del presepio in alcune scuole viene messo in discussione. Sì, viene messo in discussione. Io mi sono sempre un pochino chiesto perché venga messo in discussione, a chi dà fastidio? Perché forse sono dei massimalismi che lasciano un po' il tempo che trovano. Io non vorrei mancare di rispetto verso nessuno, però mi dico. Il presepio intanto è una cosa bella, in se stessa è una cosa bella, e poi racconta una storia che è una storia di salvezza, una storia di bontà, una storia di avvicinamento a tutti quanti. E se vogliamo metterla da un punto di vista identitario, di una identità cristiana che magari qualcuno non vuole accettare, non vuole riconoscere. Però io ho sempre pensato che le cose belle non è rispetto verso gli altri nasconderle in qualche buco. Le cose belle si mettono a disposizione di tutti. Ora, io penso che se c'è una storia bella è la storia di un bambino che nasce. Se c'è una storia più bella ancora è la storia di un Dio che diventa uomo. Se c'è una storia ancora più bella è che questo Dio che diventa buono, uomo vuole bene a tutti. Per cui dico, va bene, rispettiamoci tutti. Ma è una forma di rispetto anche dire, guardate, quello che c'è di bello nella nostra fede è che c'è un Dio che ci ama a tutti. Non so in che modo si possa mancare di rispetto ad altre culture dicendo che ci si vuole bene. Certo. Per contro assistiamo a clamorose espressioni di fede come i pellegrinaggi oceanici verso santuari Medjugorje, Lourdes, la diffusione in tutto il mondo di Radio Maria, chiese di nuovo affollate, mi sembra, la domenica, più di una volta. Sì, proprio affollate, io che sono più vecchietto, delle volte ci faccio qualche dubbio, no? E certamente se queste cose ci sono, intanto sono rivelazioni private che devono essere vagliate anche molto bene e devono essere messe a confronto con il senso fondamentale della rivelazione. E quando ci sono questi richiami che probabilmente fanno breccia in un certo tipo di sensibilità, siano i benvenuti e allora li Certo. prendiamo. Certo, è Natale. In alcuni paesi del mondo si muore di fame e di freddo e sotto le bombe. Anche da noi esiste la povertà, dove pure il necessario diventa un lusso, ma tanti altri invece si stressano alla ricerca di regali costosi. Sì. E d'altra parte non riusciamo mica a sradicarla sta faccenda dei regali, perché ce l'abbiamo anche quando in una famiglia si fa un tacito patto per dire i regali non ce li facciamo, poi si sente il bisogno di farli lo stesso. Oppure si fa un tacito patto per dire regali non sopra i 5 euro e poi non ci si sta dentro. Ecco, perché teniamo conto che noi siamo mossi da un modo di pensare, da una cultura. E è vero che alcune cose sono incoerenti, però noi contro la nostra cultura non riusciamo ad andarci. Cioè la ricchezza viene definita anche grazia di Dio. Lo stesso consumismo non sarebbe da demonizzare, poiché tanti lavoratori dipendono dagli acquisti che ognuno di noi fa. Anche il regalo ha un valore. I doni dei re magi, i doni dei pastori al bambin Gesù. Sì, adesso il consumismo è una parola che si è coniata, se ho capito bene, negli anni 60, perché è venuto fuori questa. Consumismo, noti che quando ci sono i nostri economisti che fanno le loro analisi economiche, ad un certo punto dicono che
La diminuzione degli acquisti è un danno per l'economia, quindi mettiamoci d'accordo, no? Certo. Però penso che ci sia un male più radicale ed è l'attribuire un valore assoluto a beni che assoluti non sono. Ecco, questo sì. Poi se vogliamo chiamarlo consumismo, Ecco, teniamo però il anche regalo, ripeto, comunque ha da. anche un valore, nel senso che, per esempio, i re magi che portano i doni che portano i pastori al bambino Gesù, ha un valore anche il regalo in questo Certamente il senso. regalo è un grande valore e per cui io non starei a demonizzare i regali, ecco. Anche se, anche lì, se andiamo all'essenziale, il regalo grande di Natale è Gesù che dona se stesso. Il grande regalo che si fanno gli sposi non sono gli utensili della cucina, non sono gli apparecchi e gli elettrodomestici, non sono neppure gli anelli, che ci stanno in quanto hanno un valore simbolico. Ma due sposi, il dono più grande è io mi dono a te, tu ti doni a me, Certo. e Gesù bambino si è donato a lui. Noi fossimo capaci a capire il senso del dono e allora diventerebbe tutto un dono reciproco. Ma io ti dono me stesso, ti dono il mio tempo, ti dono il mio cuore, ti dono la mia sensibilità. E poi è chiaro che in mancanza di meglio ci sta anche bene, ti dono un oggetto. Se poi questo oggetto riveste anche una utilità pratica, o meglio ancora, un valore simbolico, sia il benvenuto. Benvengo. Ecco, ci insegnano che il buon cristiano dovrebbe donare il superfluo e tenere per sé il necessario. Ma cos'è il superfluo oggi nella nostra società? Lì sarebbe questione di farci un'analisi molto, molto grande, no? Io penso che il capitolo sesto di San Matteo vada proprio bene, non preoccupatevi, fidatevi della divina provvidenza. Il superfluo penso che sia il contrario dell'essenziale. E io penso che nella nostra vita una delle nostre preoccupazioni sia quella di cercare quello che è essenziale. Certo. E anche lì un approfondimento molto, molto importante da fare, non così semplice da fare, ma penso che sarebbe il compito di una vita passare molto tempo a pensare che cosa è È veramente essenziale, essenziale. certo. C'è chi dice che i centri commerciali aperti alla domenica abbiano sostituito la parrocchia, quando nei giorni di festa rappresentavano un centro di aggregazione per i ragazzi e per gli adulti. Lei cosa ne pensa? Penso che neanche è anche vero, però penso che mi fa una grande pena perché aggregarmi soltanto per andare a fare degli acquisti mi sembra aggregarmi agli altri per ascoltare con loro delle proposte di vita mi sembra molto più importante, no? Certo. Purtroppo è più facile andare al centro commerciale, ma ritorna il discorso di prima, no? Il dono. Il dono, ti dono me stesso, ti dono. È molto più semplice dire ti dono un oggetto, no? A un certo punto si oggettivizzano le cose.